A distanza di 5 anni dall'inaugurazione, la storica dimora di Villa Rendano di Cosenza è diventata un importante punto di riferimento per tutto il territorio, grazie ai tanti progetti messi in campo e alle innumerevoli iniziative culturali che hanno coinvolto un numero sempre più elevato di cittadini e visitatori. Questo e tanto altro è ciò che emerge da un'autorevole ricerca, commissionata proprio dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, titolare del progetto Villa Rendano, con lo scopo di verificare il lavoro finora fatto al fine di confermare o modificare le attività future. Quello che emerge da questa ricerca, innanzitutto il riconoscimento che vi sono criticità gravi che debbono essere affrontate e problematiche che debbono essere risolte. È facile dirlo, la sanità, la mancanza di lavoro, la disoccupazione, ovviamente il recupero del centro storico, sono queste le tre emergenze o le tre necessità che la città di Cosenza segnala ai decisori politici. Da questo punto di vista, noi con questa ricerca non facciamo altro che ricordare ai decisori politici che questi sono i problemi sui quali si misura il rapporto della politica in senso lato. Per quanto invece riguarda quello che ci viene richiesto e raccomandato, è di non avere paura di rompere qualche equilibrio, qualche abitudine di troppo al conformismo e alla assuefazione, introdurre tematiche importanti e anche scomode, senza adesso cedere al gusto dell'autocitazione. Io resto convinto sempre di più che l'unicum, la specificità di questa fondazione, del nostro progetto, che ricordo è un progetto interamente finanziato da risorse private, con il contributo professionale del tutto disinteressato e gratuito. Il nostro compito è quello di essere degli interlocutori informati, equilibrati, ma anche scomodi.